A tutti, saluto con molta cordialità tutti gli amici che interverranno dopo di me, il dottor Antonio Rigon, che è l'amministratore delegato di Sinlok, che ci ha supportato, diciamo, in questa iniziativa per certi versi abbastanza nuova per la Fondazione Montepaschi. E tutti i suoi collaboratori che poi interverranno e daranno alcune indicazioni operative. Ringrazio naturalmente anche tutta la struttura della fondazione che ha lavorato alacremente. Abbiamo cominciato a mettere mano a questa cosa nello scorso ottobre, cercando di capire che cosa potevamo fare, diciamo, in questo settore abbastanza in questo mare magnum, mi stavo per dire, ma insomma, abbastanza complesso, che è il PNRR, i suoi progetti, i suoi bandi, e diciamo, come ci siamo interrogati su come potevamo, come fondazione di origine bancaria, dare una mano in questa prospettiva. E abbiamo anche, devo dire, con l'aiuto e con le sollecitazioni che sono pervenute dagli esponenti dell'amministrazione provinciale, è stata individuata, diciamo, questa esigenza, cioè quella di mettere risorse a disposizione per predisporre progetti che fossero da parte delle amministrazioni pubbliche, i comuni e l'amministrazione provinciale, le unioni dei comuni e comunque aggregazioni fra enti anche spontanee che potrebbero naturalmente e auspicabilmente nascere, diciamo, in questa prospettiva per poter, dicevo, candidare progetti a favore del nostro territorio. Strada facendo ci siamo accorti che tutto sommato a livello, per esempio, di infrastrutture o cose simili, per la Toscana grandissime risorse sul PNRR non sembra siano possibili, e quindi il bando che presentiamo è un bando che diciamo, è aperto a tutti gli interventi, quindi non solo il PNRR, ma a tutti gli interventi regionali, nazionali, europei che potrebbero, quindi tant'è vero che abbiamo scelto diciamo, la durata per la presentabilità del progetto. Poi su questo Daniele Messina sarà più preciso, un periodo molto lungo, 5 anni, proprio per consentire, diciamo, di avere più opportunità, più possibilità da parte delle amministrazioni di presentare la candidatura con propri progetti. È un fondo rotativo, e qui e questa è un po' una scommessa, devo dire, sulla quale abbiamo riflettuto a lungo, perché anche da un punto di vista della gestione poteva essere anche più semplice fare semplicemente un fondo con cui la fondazione metteva a disposizione una cifra e i comuni poi, diciamo, si candidavano, e chi risultava rispettare, diciamo, i parametri del bando gli veniva erogata una cifra e poi, diciamo, finiva lì. No, abbiamo pensato che questa iniziativa potrebbe essere un volano importante per la crescita del nostro territorio, per cui abbiamo pensato che questo potesse, appunto, questo strumento, cioè la rotatività, potesse essere una soluzione, diciamo, che aiuta anche in futuro le amministrazioni, diciamo, a realizzare, a proporre, a candidare propri progetti. Qui lo dico molto chiaramente, non so, non ho guardato francamente l'elenco dei partecipanti, non so quanti siano i sindaci che sono presenti, ma insomma, lo dico con molta franchezza: il valore della rotatività sta a voi, perché se il fondo, diciamo, i finanziamenti a cui accederete
saranno, diciamo, saranno utilizzati per la realizzazione di progetti che poi saranno finanziati, comprese le spese di progettazione, quindi ci verranno restituiti, cioè reinseriti nel fondo per poi poterlo, far continuare, è un'operazione che credo vada nettamente a vantaggio di tutti. È un tema su cui abbiamo discusso, ha secondo me un valore, come posso dire, di solidaristico molto, molto, molto importante. Noi ci aspettiamo, diciamo, che questo sistema, ripeto, della rotazione funzioni e che sia davvero un modo per aiutare tutto il territorio e segnatamente gli enti locali ad avere risorse facilmente, insomma, in maniera abbastanza rapida, che non sia il fondo rotativo di Cassa Depositi e Prestiti o altri fondi rotativi che mi risulta siano abbastanza complessi per accedervi. Un'ultima cosa, questa iniziativa vuole essere un'iniziativa che sì, mette a disposizione delle risorse di tipo finanziario, 1 milione in questa prima fase, ma con la disponibilità, qualora se ne verifichino le esigenze, ad aumentare l'importo. Dicevo, quindi mettere a disposizione risorse finanziarie per dare da parte delle amministrazioni, da utilizzare da parte delle amministrazioni per incarichi di progettazione di vario tipo, ma anche diciamo, nel bando è contenuto anche un elemento, cioè, che ritengo importante, cioè quello di offrire un contributo a tutto il territorio, per iniziative anche, che ne so, che riguardino per esempio la collaborazione fra pubblico e privato. Cioè, ci sono, a nostro avviso, degli spazi in alcuni settori, naturalmente non in tutti, ma dove diciamo, la progettazione potrebbe essere, diciamo, anziché accedere, fare progetti per accedere a bandi e fondi italiani, nazionali, regionali, europei a fondo perduto, ma non solo questo, ma anche iniziative, ripeto, che possano riguardare collaborazioni tra pubblico e privato, attraverso meccanismi che poi anche la stessa SILOC vi spiegherà. Cioè sono iniziative. Diciamo, vorremmo che questa iniziativa fosse anche uno stimolo un po', diciamo così, alla creatività, ecco, questo nella ricerca di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche. Ci avvarremo anche, e li ringrazio tutti coloro che si sono dedicati a questo lavoro, ci avvarremo anche di Terre di Siena Lab, che diciamo, fa già da battistrada su questo fronte, sul tema soprattutto del lavoro sulla progettazione e sulla ricerca di risorse. Ci sono stati di grande aiuto. L'intenzione è naturalmente di stringere sempre più questa collaborazione in queste prospettive. In ultimo, anche Fises farà parte di questo, diciamo, team di lavoro che abbiamo messo su insieme, dicevo, a SILOC noi e a Terre di Siena Lab, anche Fises, dicevo, che potrà operare su vari aspetti. Avevamo individuato diversi aspetti e diversi ruoli che potrebbero essere utilizzati, dal finanziamento eventualmente attraverso operazioni creditizie, diciamo, qualora fossero necessarie in certi settori, attività, come vi dicevo, per esempio nel campo della collaborazione tra pubblico e privato, potrebbero intervenire attraverso operazioni, linee di credito, insomma, tutte da studiare, però ci sembrava che diciamo, mettere insieme, diciamo, tutti questi soggetti potesse in qualche modo essere utile, a tutti voi. Mi fermo qui, vi ringrazio della vostra partecipazione. Abbiamo messo una scadenza
Molto breve perché diciamo, sappiamo che nel mese di marzo ci sono già delle scadenze e quindi abbiamo voluto, nei limiti del possibile, se necessario, diciamo, dare una mano anche in questa prospettiva. Se, non so se ce la faremo, riusciremo, diciamo, a utilizzarlo, però insomma, il bando vorrebbe essere un bando sostanzialmente a sportello, quindi dopo questa prima occasione si potranno valutare, diciamo, le esigenze, poter, diciamo, ripetere, riaprire, non lo so, insomma, le forme le studieremo, ma insomma, la disponibilità in questa direzione è molto ampia. Io vi chiedo scusa, ma la mattinata l'ho abbastanza impegnata e quindi un po' mi tratterrò, ma fra poco sarò costretto a lasciarvi. Buon lavoro a tutti e grazie a tutti. Grazie Presidente, lascio la parola al dottor Antonio Rigon, amministratore delegato di Sillo, che sappiamo. Grazie. In primo luogo vorrei ringraziare la Fondazione del Monte dei Paschi per la fiducia che ci ha accordato. Per noi è un onore lavorare con la Fondazione, lavorare per il nostro territorio, un bellissimo territorio. Siamo tutti convinti e faremo del nostro meglio per sviluppare un progetto che sia efficace e che lasci il segno. Che peraltro è lo spirito del PNRR, lasciare un impatto. Come voi sapete, non so se i colleghi saranno le slide o parlo. Ok, grazie. Fondamentalmente il PNRR ha tre obiettivi chiave, sono obiettivi di carattere generale, ma che è importante tenere a mente. Si voleva riparare a livello europeo, calato poi negli obiettivi e nelle risorse date ai singoli paesi, i danni economici e sociali della pandemia, ma anche contribuire ad affrontare debolezze strutturali dell'economia italiana. E infine accelerare quella transizione digitale e verde che sono non una cosa bella e di moda, ma sono delle necessità. Perché se poi non ci si sa adeguare per tempo alle trasformazioni tecnologiche e sociali che avvengono nel mondo, si rischia di perdere capacità competitiva, si rischia di perdere capacità attrattiva, se penso ad esempio al turismo, e poi quei ritardi economici di capacità poi di produrre reddito, di finanziare la vita futura dei nostri figli, diventano sempre più grandi. Ed è importante avere questo in mente, che quindi non è un tema di che bello facciamo le cose verdi, cioè poi ovviamente ha anche un valore, se volete, di qualità della vita, ma che quando nella comunità umana abbiamo visto, come nel passato, nei secoli passati, grandi trasformazioni tecnologiche, o ci si attrezza velocemente, in modo efficace, per essere all'altezza di questi cambiamenti, oppure si perdono delle opportunità. E credo che sia il PNR e questa fase, in generale, messa in moto da queste iniziative europee, ci mette di fronte a un concetto che dobbiamo sempre ricordare. Ogni opportunità è anche un rischio, nel senso che se noi non useremo al meglio i fondi del PNRR per lasciare traccia, per rendere più fertile il terreno, diciamo, il nostro campo, se immaginiamo che i nostri territori siano un campo coltivato, se non utilizzeremo queste risorse per renderlo più fertile, diventeremo meno competitivi e alla fine questa quantità di acqua che finirà nei nostri campi rischierà di essere un danno invece che un beneficio se non la useremo in modo opportuno. E questo è un tratto importante. Sapete bene che il PNR ha diverse missioni, riguardano tanti ambiti di intervento. Ma la cosa più importante che sta alla base della filosofia e anche della modalità in cui questo piano è stato strutturato, che ha completamente cambiato i paradigmi di riferimento rispetto alle modalità in cui l'Europa e anche l'Italia avevano sempre finanziato in passato gli interventi di tipo strutturale. Nel passato noi veniamo da una lunga tradizione di fondi strutturali europei, di fondi europei e di fondi italiani agevolati a fondo perduto,
che si basavano su una logica di rendicontazione, chiamiamo quel termine amministrativo. Vi faccio un esempio di storia vissuta tanti anni fa, quando mi raccontarono come funzionava il finanziamento dei ponti in alcune regioni del sud con la cassa del mezzogiorno. La cosa importante era fare il ponte. Poi si poteva rendicontare che il ponte era stato fatto, si ricevevano i finanziamenti, poi non vi dico come erano distribuiti, che sarebbe noioso. Se poi a quel ponte non arrivava nessuna strada e quindi di fatto l'impatto per l'economia del territorio, per la logistica, per l'inquinamento era nullo o addirittura dannoso per l'ambiente, era assolutamente irrilevante. Oggi invece il PNR cambia completamente logica. I piani nazionali sono strutturati come contratti di performance e non come meri programmi di spesa. Cioè non basta e non serve a nulla rendicontare una spesa, serve rendicontare che si è avuto un risultato, serve anticipatamente fare dei progetti che hanno già nel progetto degli obiettivi definiti in termini di risultato e che quei risultati sono collegati a degli impatti misurabili e quantificabili. Capite che è un cambiamento radicale, è come quando nella pubblica amministrazione delle imprese si comincia a lavorare per obiettivi invece che per processi amministrativi. E questo è oggi il PNR. Ci piaccia o non ci piaccia, ma è questo. Fondamentalmente la comunità europea ha dato al paese delle risorse e richiederà al paese fondamentalmente che siano gli esborsi siano collegati al soddisfacente adempimento di un insieme di traguardi e obiettivi che riflettono dei progressi compiuti rispetto a degli obiettivi e degli impatti, non rispetto a degli obiettivi di spesa e certificazione della spesa. Voi capite che questo cambia completamente la filosofia in cui bisogna lavorare. Quindi la filosofia in cui bisogna lavorare è una filosofia in cui bisogna costruire dei progetti che siano ben configurati, sostenibili, che abbiano chiara la loro valenza di impatto fin dall'inizio. In qualche modo non possiamo più costruire una casa in qualche modo così come viene, poi andiamo lì e rendicontiamo le spese, ma fin dall'inizio dobbiamo dire cosa vogliamo fare, avere un'architettura chiara di quello che vogliamo fare e documentare a che cosa servirà e che benefici creerà. Questo è un cambiamento importante per le abitudini radicate che abbiamo avuto nel passato, giuste o sbagliate, io le mie opinioni, uno può avere le sue, ma questo è ovvio, sono cambiate le regole del gioco e dobbiamo tenerne presente. Io sono convinto che queste nuove regole del gioco, al di là dei progetti che verranno realizzati, aiuteranno tantissimo lo sviluppo del paese, se verranno interiorizzate nel modo di fare delle nostre amministrazioni e di tutti noi, anche delle nostre imprese. Dobbiamo dimostrare quindi una capacità di realizzare risultati tangibili, e perché verrà valutata non solo ex post, ma anche ex ante la corrispondenza e coerenza tra i finanziamenti richiesti e gli obiettivi da raggiungere. E quindi, peraltro, i costi non andranno nemmeno più rendicontati. Bisognerà semplicemente dimostrare di avere obiettivi chiari che abbiano un senso, un impatto, siano tangibili e poi dimostrare con questo raggiungimento dei traguardi e dei milestone che questi obiettivi sono stati raggiunti. Credo mi sia abbastanza chiaro che questo è fondamentalmente un cambiamento radicale. Questa slide vi mostra appunto come anche l'erogazione delle risorse al paese è basata sulla conferma di traguardi raggiunti. Se raggiungo quei traguardi e fondamentalmente ottengo degli obiettivi, lo Stato italiano avrà delle risorse, se no le risorse si fermano. E quindi è un concetto completamente diverso in cui dobbiamo entrare. Noi in SINLOC, per l'esperienza lunga che abbiamo fatto anche su grandi piattaforme europee e su come queste hanno funzionato benissimo e come stanno generando, ad esempio nel caso delle isole d'Europa, quasi 1 miliardo di investimenti poi, efficaci, crediamo sia un buon metodo. È un cambio di paradigma che dobbiamo seguire e assecondare e ha bisogno di ragionare bene sui progetti. Crediamo anche che il sistema che ha messo in piedi la Fondazione sia un ottimo sistema, cioè poi ovviamente io sono in conflitto di interesse a dire aver chiamato dall'esterno dei tecnici che hanno grande competenza ma hanno anche grande esperienza.
però uniti alle risorse del territorio, alle competenze del territorio, perché solo le due cose assieme possono creare, da un lato, economia di scala, economia di produzione congiunta, trasferimento di buone pratiche, ma allo stesso tempo quella concretezza e quella sensibilità che talvolta solo chi è sul territorio può avere. Questa squadra credo potrà dare ottimi risultati e potrà soprattutto lavorare nello spirito che c'è nel PNRR, che io credo sia uno spirito che, se attueremo con intelligenza, aiuterà molto a rendere più fertili i nostri campi e quindi non solo a produrre bene per i progetti specifici, ma a produrre per il futuro e per le future generazioni. Grazie. Grazie, dottor Rigon. Passo la parola alla dottoressa Jessica Silvani. Buongiorno a tutti, grazie, ringrazio molto il presidente per la sua introduzione e le parole di apprezzamento per me, per tutto il gruppo di lavoro, per Sinloc. Ringrazio tutto lo staff della Fondazione che ha collaborato e anche a Terre di Siena Lab, e anche ovviamente ora vi introduco un po' quelli che sono gli obiettivi di questa nostra presentazione. Entriamo un po' più nell'operatività. Nei tre interventi che io e le colleghe Serena Frankovic e Rubina Canesi condurremo più o meno nella prossima mezz'ora, vorremmo condividere con voi un po' di, diciamo, di orientamento che dal PNR e dal quadro finanziario pluriennale viene determinato, un quadro di riferimento che viene determinato e che di fatto traccia già in maniera abbastanza chiara quelle che saranno le opportunità di finanziamento legate alle call che in parte abbiamo già visto, sono le si è cominciate a pubblicare nell'autunno dell'anno scorso e che ora stanno entrando, diciamo, per così dire, nel vivo. Quindi non tutte le call sono pubblicate, quindi sono conosciute, ma diciamo che quelli che sono gli obiettivi di policy e quindi quali progetti saranno strategicamente coerenti ed efficaci rispetto alla volontà del decisore centrale e quali sono le regole di ingaggio, sono di fatto delle informazioni che già oggi abbiamo, e quindi è importante cominciare a ragionare da subito costruendo dei progetti che siano coerenti rispetto a queste linee. Abbiamo poi, a cura della dottoressa Canesi, messo a punto una lettura di quelli che sono alcuni temi che vediamo emergere sul territorio senese e che quindi vogliamo un po' condividere con voi, perché, come diceva il presidente in apertura, il nostro ruolo vuole essere anche un po' un ruolo di stimolo, quindi lanciare qualche apertura, qualche idea. Questo primo appuntamento potrà poi essere seguito da altri webinar in cui magari fare degli affondi tematici se alcune di queste idee dovessero a vostro giudizio essere particolarmente coerenti e significative rispetto ai bisogni delle vostre comunità e dei territori. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sappiamo che è un'opportunità gigantesca. Di fatto erano ormai decenni che si facevano come amministratori pubblici sempre i conti con i vincoli di spesa, quindi mancavano le risorse per realizzare progetti. Oggi il contesto è completamente ribaltato. Le risorse ci sono, ma impongono che ci siano anche dei progetti ben pensati e ben costruiti. Il PNRR è un grande documento strategico, di fatto, che definisce una serie di obiettivi e modalità di attuazione di progetti. Quindi abbiamo le missioni, che sono sei e che riguardano un po' tutto il mondo, diciamo così, tutte le tematiche di intervento classico degli enti locali. Si va dalla competitività del territorio, la cultura e il turismo, alla sostenibilità economica e ecologica, che sappiamo essere un grande driver irrinunciabile ormai, al tema della mobilità sostenibile, all'istruzione, fino ad arrivare al tema dell'inclusione sociale e della salute. Queste missioni sono poi definite in una serie di riforme ed investimenti che di fatto si portano, si poggiano, sono costruiti attraverso l'individuazione di obiettivi e di
tempi di spesa molto ben definiti. Quindi vediamo, come già accennava il dottor Rigon, che il quadro all'interno del quale dobbiamo inserirci è un quadro che ha delle regole del gioco molto ben definite. Delle regole del gioco ben definite e una timeline di spesa assolutamente serrata. Oggi siamo all'inizio del 2022 e sappiamo che la spesa in quest'anno dovrà essere pari a 27 miliardi di euro. E come vedete la timeline di spesa è molto serrata da qui a tutto il 2026. I primi risultati, quelli che dovevano essere ottenuti, raggiunti entro la fine del 2021, sono stati conseguiti. Però, come vedete, la sfida è veramente impegnativa, soprattutto se pensiamo che la gestione negli anni passati dei fondi strutturali, ad esempio, quindi dei finanziamenti europei, non è stata da parte dell'Italia, come sicuramente saprete, particolarmente brillante, quanto la Toscana sicuramente sia un esempio virtuoso nel panorama nazionale. Come dicevamo, sono gli obiettivi e i principi su cui si poggia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che poi di fatto sono gli stessi che compongono anche il quadro finanziario pluriennale, a determinare quelle che saranno i progetti ammissibili finanziabili. Abbiamo tre grandi driver, che sono tre principi che dovranno assolutamente essere raggiunti per rendere il paese più moderno e più competitivo. Abbiamo come tema fondamentale la parità di genere, il superamento dei divari territoriali e del gap generazionale, che vede sicuramente i giovani italiani in in forte svantaggio anche proprio in termini di opportunità che hanno a disposizione rispetto ai coetanei di molti altri paesi europei. Quindi i progetti dovranno inglobare queste logiche. Vi faccio un esempio: un progetto di valorizzazione di un turistico-culturale di un territorio dovrà da subito immaginare quale sarà il suo modello di gestione, cercando di favorire, ad esempio, l'imprenditoria da parte dei giovani o delle donne, o comunque facilitando dei processi di attivazione di queste categorie. Vi è poi il tema della transizione verde. Sicuramente l'efficienza energetica è all'ordine del giorno, ma questo si porta dietro una serie di altri ambiti di interventi, come ad esempio la mobilità sostenibile e come l'economia circolare, quindi cercare di ridurre il più possibile lo spreco, e questo può valere in molti comparti. Abbiamo ad esempio, si stanno sviluppando una serie di progettualità che prevedono l'attivazione di cluster produttivi in cui vengono attivati dei circuiti virtuosi di recupero degli scarti che diventano fattori produttivi di altre manifatture, ma c'è anche ad esempio tutto il tema delle filiere alimentari. Lo spreco alimentare è a livello mondiale una gravissima piaga, e per contro c'è una crescente situazione di disagio, di povertà alimentare. Quindi diciamo che il contesto, la sfida che viene lanciata è quella anche di trovare delle soluzioni innovative che riequilibrino questi due grandi, appunto, disequilibri. Vi è poi il tema della transizione digitale. La transizione digitale è di fatto un imperativo che serve, ad esempio, alle attività produttive per essere più competitive, per attivare processi, ad esempio, di e-commerce, ma serve anche a tutto il mondo della scuola. L'abbiamo visto, il tema della DAD è stato in qualche modo messo a nudo le inadeguatezze di alcuni territori, ma anche, ad esempio, vi parlavo in apertura di questa slide di temi di turismo e valorizzazione culturale. È evidente che oggi anche il racconto e la valorizzazione dei territori e del patrimonio storico-artistico, anche immateriale, il vostro territorio Siena ha una ricchezza di patrimonio culturale immateriale incredibile, che potrà essere meglio valorizzato e dare anche l'occasione di attivare dei percorsi di sviluppo anche economico attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. Vi sono poi degli altri vincoli, diciamo così. Questa spesa, questi 190 miliardi, hanno poi delle altre regole di ingaggio. Allora, una in qualche modo è esclusiva per il territorio di Siena: il 40% delle risorse dovranno essere destinate alle regioni del Mezzogiorno. Poi ve ne sono altre due invece che potranno guidare le progettualità, sempre nell'ottica di aumentare la
capacità dei progetti di intercettare risorse, che sono il fatto che oltre un terzo delle risorse dovrà andare ad attivare processi di transizione ecologica e poco meno di un terzo invece di transizione digitale. Abbiamo riportato quelli che poi sono gli obiettivi anche del PORFESR, perché come giustamente è stato detto in apertura, si parla moltissimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma non dimentichiamoci che esiste anche tutta la partita cospicua quest'anno e per questo settennato più cospicua che nel ciclo precedente dei fondi europei. Di fatto la Regione Toscana, che sta lavorando al proprio documento di programmazione, ha già individuato una serie di obiettivi specifici che vanno a mettere a terra quelli che sono gli obiettivi di policy generale, che sono invece comuni a tutte le regioni e a tutti gli stati. E anche da questa individuazione di obiettivi specifici cominciano a delinearsi alcune tematiche di intervento che di fatto si configurano come prioritarie. Lo vedremo anche molto bene poi nel proseguo del nostro incontro. Lo stesso discorso lo possiamo fare per quel che riguarda i fondi sociali, quindi il PORFESR. Vi è di fatto una ripresa di quelli che sono i driver di obiettivo dell'OP4, quindi un'Europa più sociale, in cui sostanzialmente vengono individuate alcuni obiettivi operativi da perseguire sul territorio della Regione Toscana. E quindi anche questa è già oggi una guida importante che ci dice, a prescindere dalle singole call che non possiamo conoscere, quali sono le direzioni giuste lungo cui muoversi per creare dei progetti che siano poi coerenti con le linee di finanziamento. Due passaggi importanti. Abbiamo parlato di opportunità finora e di obiettivi, quindi in qualche modo di tutto quello che con i progetti che vorremmo accompagnarvi a costruire si potrà realizzare. Esistono però anche dei vincoli che sono stringenti. Ve ne cito uno. Il primo è quello relativo alle linee guida che sono state redatte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che di fatto l'estate scorsa ha definito come per essere eleggibili al PNRR i progetti di fattibilità tecnica e economica dovranno avere delle caratteristiche ben precise, e quindi oltre a un adeguato documento di progettazione dovrà essere redatto un documento di pianificazione strategica, quello che il ministero chiama DOCFAP, e questo DOCFAP dovrà in qualche modo dare conto di qual è delle scelte che si stanno operando, quindi perché si vuole fare un determinato intervento, andando a leggere quello che è il contesto di sviluppo locale. Quindi in qualche modo non sarà più sufficiente presentare il progetto per fare un ponte laddove il ponte è progettato bene, perfettamente coerente, c'è una VAS che mi dimostra che dal punto di vista ambientale la collocazione di quel ponte è perfettamente sostenibile, se io però non dimostro che quel ponte è assolutamente funzionale a creare una traiettoria che parte da un punto e arriva in un altro. Quindi sarà assolutamente fondamentale riuscire a inquadrare gli impatti, inquadrare anzitutto le esigenze del nostro territorio, inquadrare gli impatti che noi andremo a perseguire con il nostro intervento, e quindi sulla base di queste informazioni definire anche quale sarà il modello di intervento più coerente, più efficace, sostenibile anche dal punto di vista economico-finanziario, oltre che ambientale e sociale. E fondamentale la garanzia della durabilità di questi effetti, quindi il modello di governance successivo alla realizzazione dell'opera, il modello di gestione negli anni a venire sarà un punto sempre richiesto, e infatti nelle prime call che stanno uscendo abbiamo proprio in qualche modo rintracciato queste logiche. Un altro vincolo è quello che ci dà ad esempio la clausola al principio del DNSH, che in pratica impone che non si arrechi un danno significativo
all'ambiente con le nostre iniziative. Allora, qui è evidente che cosa vuol dire? Vuol dire conoscere il contesto in cui si opera, vuol dire riuscire a capire se quello che noi andremo a realizzare rappresenta più un'occasione di sviluppo o più appunto un danno per l'ambiente. Non c'è una regola certa, bisogna acquisire informazione, definire quelli che sono i benefici e quelli che sono i costi e operare delle scelte informate, sviluppare dei progetti che siano coerenti rispetto a un quadro ampio di contesto. Quindi vediamo che diventa fondamentale riuscire a fare una pianificazione strategica, conoscere le esigenze e gli obiettivi che ci siamo dati e riuscire a collegarli il più possibile con il quadro di policy e di opportunità del contesto dei prossimi 5 anni. Ecco quindi perché come con Silloc abbiamo con grande piacere accettato in qualche modo questa sfida della Fondazione di accompagnare il territorio di Siena a sviluppare i propri progetti strategici, perché le risorse, questi 190 miliardi di euro che si sommano alle linee dei fondi strutturali, non sono di per sé acquisite, non sono assegnate, ma sono in qualche modo, è una spesa che è prevista, bisognerà però renderla concreta, bisognerà andare in qualche modo a guadagnarsela attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano tutte le caratteristiche giuste. E quindi per farlo quello che appunto si dovrà fare è attivare una celere programmazione e poi anche l'attuazione e il monitoraggio di progetti che siano concreti, che siano allineati con gli obiettivi di policy, che siano orientati a raggiungere target, che siano coerenti con le milestone, che siano rilevanti, che siano sostenibili e di impatto e che in qualche modo siano condotti con metodo, con tempestività e anche con quelle logiche che oggi il PNRR in qualche modo già ci mostra chiaramente, come dicevo, a prescindere dalla call, come ad esempio il tema delle partnership. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parla spessissimo di sistemi territoriali, di risposte di territorio e abbiamo proprio visto in alcuni bandi, avrete visto anche voi il bando ad esempio quello relativo ai borghi, il tema delle partnership è assolutamente centrale. Moltissimi bandi prevedono dei punteggi aggiuntivi per i progetti presentati in partnership. Ecco quindi quello che vogliamo fare è accompagnarvi proprio a costruire progetti che abbiano tutte queste caratteristiche e che quindi potranno essere finanziati con le risorse che finalmente sono disponibili. Vi ringrazio e lascio quindi la parola alle due colleghe, anzitutto a Serena Frankovic che vi illustrerà, vi racconterà un po' quelle che sono le regole di ingaggio rispetto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io chiudo un attimo la condivisione per dare la possibilità a Serena di essere lei a gestire le slide. Non riesco a farlo. Serena, provi tu a vedere se... Ah, ecco fatto, ok, trovato. Dottoressa Frankovic, il microfono chiuso. Ecco, però non vedo il mio schermo, voi vedete la presentazione? Ok, perfetto, buongiorno a tutti. E grazie per la parola e grazie a tutti quanti voi che avete deciso di passare un po' di tempo con noi e ad ascoltare le nostre informazioni. Allora, dopo tutte le notizie, insomma, l'approfondimento che ha portato avanti la dottoressa Silvani sugli obiettivi di policy, io approfondirò le regole di ingaggio, quindi anche tutta quanta la parte, il quadro normativo in cui noi andiamo a giocare, diciamo, a creare le nostre progettualità. E innanzitutto facciamo un passo indietro, andiamo a vedere qual è il modello organizzativo del PNR.
La Bibbia del PNRR è il decreto del 31 maggio dell'anno scorso, il decreto 77, che è stato convertito in legge a luglio dell'anno scorso, che proprio va a stabilire la governance del PNRR. Qui vedete appunto i quattro colonne, che sono i quattro soggetti che implementano appunto tutta questa grande sfida che stiamo affrontando. Innanzitutto abbiamo il servizio centrale del PNRR, che risponde alla presidenza del Consiglio, dove all'interno abbiamo una cabina di regia che proprio si occupa di dare le responsabilità di indirizzo. Poi abbiamo la segreteria tecnica che affianca la cabina di regia e infine, tornando al concetto del partenariato, abbiamo un tavolo permanente del partenariato economico, sociale e territoriale che compie proprio una costante azione consultiva. Importante il servizio centrale del PNRR perché può anche avere una funzione sostitutiva in caso di inadempienza, quindi nel momento che o dei ministeri o addirittura dei soggetti attuatori non lavorano in maniera corretta e mettono a rischio il raggiungimento dei target o degli obiettivi del PNRR, il servizio centrale può addirittura sostituirsi. Praticamente il PNRR è un gioco di squadra, tutti quanti gli enti devono lavorare assieme, sia pubblici che privati, per raggiungere questi obiettivi che vanno a sommarsi. La seconda colonna è il MEF e l'IGRUE e la Ragioneria Generale dello Stato, che costituisce l'organismo di audit, ma anche l'organismo che va a monitorare e a fare la rendicontazione globale all'Unione Europea. Quindi ha sia appunto una funzione del monitoraggio degli indicatori e dei target, ma anche della rendicontazione finanziaria. Come giustamente il direttore Rigon vi diceva, è fondamentale la novità del PNRR è che diventano centrali il raggiungimento di questi indicatori, di questi target. Non è che la rendicontazione scompare, ma deve essere motivata dal raggiungimento. Poi abbiamo le amministrazioni centrali, che sono tutti gli organismi a cui viene delegata l'implementazione del PNRR. In generale sono praticamente tutti quanti i ministeri, ma non solo. E infine abbiamo i soggetti attuatori, che sono coloro che si occupano dell'operatività delle varie progettualità, che eventualmente lo sarete anche voi, no? E come appunto dicevamo già, questo è un programma a gestione diretta, quindi praticamente è l'Italia che gestisce i fondi e poi a sua volta rendiconta all'Unione Europea. E come vi anticipavo già, abbiamo delle modalità di ingaggio e praticamente questo ci dice in che modo l'ente locale può giocare all'interno del PNRR. Ci sono due tipologie di progettualità. I fondi a titolarità dell'amministrazione centrale, quindi facciamo il caso del Ministero, è il titolare diretto degli interventi e l'ente locale diventa il destinatario finale del progetto. Viceversa, abbiamo un'impostazione opposta, dove l'ente locale è il protagonista, quindi sono i progetti a regia, dove a sua volta si accede sempre con avvisi pubblici, dopo andiamo a vedere, però l'ente locale diventa il responsabile dell'attuazione e può anche in alcuni casi, come per esempio nel bando Borghi, coinvolgere o altri enti pubblici oppure degli enti privati, ma sempre sotto la sua responsabilità. Adesso facciamo un focus sulle regole di ingaggio proprio per la modalità regia, che forse diciamo è la più interessante, no? Per noi in questo caso.
Abbiamo tre tipi di modalità. Allora, la prima è la procedura concertivo-negoziale, quindi non avviene attraverso un avviso, ma attraverso la concertazione. Ad esempio, in questo caso possiamo pensare, e sicuramente come amministrazioni pubbliche siete stati coinvolti, ai fondi della missione 5, dove i destinatari sono i servizi, gli ambiti socioassistenziali dei vari comuni. Non avviene un avviso, c'è già a livello ministeriale un riparto a base regionale che a loro volta ha fatto un riparto per ambito, per area, diciamo, delle regioni. E vengono decisi insieme su dei tavoli regionali le progettualità da selezionare e inviare al ministero per raggiungere questi target prestabiliti. La seconda modalità è attraverso gli avvisi pubblici, quindi si risponde a degli avvisi e viene fatto una graduatoria oppure vengono fatte a sportello, ed è il bando Borghi che l'abbiamo già citato, insomma, che i parchi storici, questi bandi che stiamo vedendo in questi giorni che fra poco scadranno, anche quello per le scuole, le mense e così via. E poi infine abbiamo il terzo bando, dove ci sono previste dei finanziamenti agli enti pubblici attraverso appositi atti normativi. Penso per esempio a degli obiettivi strategici come per esempio la logistica, i porti o questa tipologia di finanziamenti, dove sappiamo già chi è il destinatario finale. E tutte quante le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti, quindi andiamo a vedere come si va ad individuare i beneficiari, tutta la metodologia, sono state elencate e definite all'interno della circolare 14/10 del 21 ad ottobre. Qua vengono, c'è un elenco che andremo adesso a vedere. Abbiamo appunto l'aspetto ambientale che già la dottoressa Silvani vi ha elencato. Questo principio è applicato in tutti quanti i fondi europei, anche strutturali, quindi verrà anche applicato sul PROFESR nei bandi che usciranno probabilmente l'anno prossimo e anche su tutti quanti gli altri tipi di investimenti, i progetti sull'ambiente, i LIFE, gli Horizon e così via. Poi abbiamo il secondo punto, che è l'assenza del doppio finanziamento. Qua ci tengo a dirvi che a fine anno, proprio il 31 del 12, è stata emanata una seconda circolare che va a specificare un po' di grigio, insomma, che era rimasto dopo la circolare del 14/10. Quello che dice è che si può utilizzare anche un altro fondo per concorrere a quel progetto lì. L'importante è che la spesa, ovviamente, la stessa fattura praticamente non venga utilizzata due volte in fase di rendicontazione, no? E va a chiarire questo punto qua. Poi abbiamo appunto l'obbligo di un'adeguata gestione finanziaria, prevedendo le frodi, la corruzione e il conflitto di interesse. All'interno del MEF esiste proprio un servizio aggiuntivo che va a controllare, insomma, questo grande rischio che noi abbiamo delle infiltrazioni mafiose e delle frodi. Poi abbiamo l'obbligo del conseguimento degli obiettivi e dei target. Appunto, come vi dicevo, in caso contrario è prevista sia una riduzione che una revoca dei contributi e addirittura in casi estremi ha proprio una sostituzione del soggetto attuatore, no? Da parte della cabina di regia. Poi abbiamo la definizione sull'ammissibilità dei costi di personale. Anche qua è importante citare altre due circolari che sono state emesse proprio a gennaio sulle regole di rendicontazione delle spese del personale e sui servizi di assistenza tecnica. Perché ve lo dico? Perché sappiamo bene che è vero che arriveranno tanti soldi e tanti fondi agli enti locali, ma questi arriveranno a fronte di un grande sforzo
dello stesso ente e anche attraverso, insomma, sicuramente avete partecipato, siete stati coinvolti anche attraverso l'ANCI, c'è un po' di malumore da parte degli enti locali perché non si sentono abbastanza supportati, no? Abbiamo anche predisposto, adesso andremo a vedere due slide proprio su questo punto qua, e che andiamo a approfondire. Poi c'è l'obbligo di comunicazione e informazione, come in tutti quanti gli altri fondi europei, e poi l'attenzione alle priorità trasversali che vi ha già elencato la dottoressa Silvani. È importante considerare tutti questi elementi qua, sia in fase di domanda che in fase di realizzazione. Noi stiamo vedendo già che nei bandi che sono già stati pubblicati, viene spesso utilizzata la parola coerenza, congruenza. Praticamente non si può inventare, diciamo, un progetto, deve essere fatto fin dall'inizio appunto prendendo in considerazione tutti questi elementi che devono essere congruenti, tempi con la parte finanziaria, con gli obiettivi da raggiungere. Ed è importante fin dall'inizio, specialmente in progetti un po' più complessi, dove abbiamo un partenariato, dove abbiamo degli obiettivi che non sono magari quelli un po' più facili da quantificare. Pensiamo alla ristrutturazione della scuola, è un po' più facile andare a quantificare il risparmio energetico che avremo, no? Con i materiali nuovi, con l'installazione di pannelli solari e così via. In altri tipi di progetti, io sarò noiosa, vi ricito questo dei borghi perché l'abbiamo visto un po' tutti, diciamo, abbiamo degli indicatori che sono un po' più complessi da monitorare, perché abbiamo la crescita economica, il welfare, indicatori sociali che non sono così numericamente facili o che magari hanno degli impatti che si sviluppano nel tempo. Quindi, in questo caso anche con più soggetti che vanno a contribuire al piano di sviluppo di un determinato, territorio. Allora, come vi dicevo, abbiamo voluto un attimo approfondire il problema del personale, perché siamo consci della difficoltà che hanno gli enti su questo punto qua. Allora, all'interno del PNRR, sono ammissibili le spese di personale, come ha fatto clamore l'assunzione dei 1.000 tecnici, tutti questi bandi che sono stati fatti in autunno. Dal ministero dove sono andati a fare questi elenchi, da cui gli enti pubblici possono pescare, diciamo, i loro o contrattare i collaboratori. E quindi sono ammesse unicamente spese di personale reclutato a tempo determinato, unicamente per la realizzazione del progetto. Questo perché appunto sono tra le azioni che sono state decise a livello centrale per supportare gli enti locali. A questi si vanno a fiancare una serie di servizi di assistenza tecnica che però vengono fatte da enti principalmente di natura pubblica che si sono convenzionati con la Ragioneria Generale dello Stato, ad esempio per l'assistenza agli enti locali nella redazione di gare, per esempio, no? Quindi non è che vanno a scrivere fisicamente la gara, ma possono aiutare nel vedere che sia conforme e in linea con la normativa. È importante anche dire un altro punto, che appunto viene chiarito con la circolare del 18 di gennaio e poi con quella del 24 gennaio. Praticamente il governo centrale pensa e crede che tutte le attività di mera amministrazione e anche il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo siano di
non abbiano bisogno di assistenza tecnica perché sono già di competenza degli enti locali. Questo vale, diciamo, per tutti quanti gli enti locali, ad eccezione dei piccoli comuni, per cui sono stati istituiti dei fondi specifici per aiutarli nell'implementazione del PNRR. E principalmente sono due grandi fondi, uno che è stato fatto per programmare, che si chiamava il Fondo Piccoli proprio, che erano il piano di intervento per la competenza e le capacità organizzative dell'innovazione locale, e un altro che è stato, ne siamo venuti diciamo a conoscenza da pochi giorni, che va a sostenere i comuni con meno di 5.000 abitanti per implementare i progetti. Il primo fondo, il Fondo Piccoli per programmare, metteva a disposizione 22 milioni di euro da utilizzarsi durante quest'anno del 22 e durante tutto quanto il 2023, proprio per aiutare e supportare le amministrazioni nell'adeguamento delle dinamiche, nel capire e nell'individuare la propria strategia in termini di digitale, di crescita e di innovazione. E la scadenza ormai era a settembre dello scorso anno. Recentemente, parlo proprio di qualche giorno fa, di questa settimana, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto l'istituzione di un secondo fondo da 30 milioni di euro per l'assunzione sempre di personale a tempo determinato per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Che adesso al momento non abbiamo ancora indicazioni né sulle modalità di richiesta di questi fondi né sulle tempistiche e neanche sulla modalità di erogazione. Non sappiamo, che questo era un punto un po' che si voleva, che anche l'ANCI cercava di capire, e se i comuni dovranno selezionarli in maniera autonoma o dovranno sempre andare a selezionare queste persone da queste liste fatte a settembre dal Ministero. Infine, è importante appunto fare un focus sulla creazione dei partenariati pubblici privati. E noi l'abbiamo appunto visto sul bando Borghi, l'abbiamo visto magari per i vostri funzionari o i vostri assessori che hanno partecipato ai tavoli regionali sulla missione 5, sui fondi per gli ambiti, in particolare la missione che si riferisce alla disabilità, ma non sono le uniche possibilità che abbiamo per la creazione, appunto, il coinvolgimento dei privati. Sono previsti in moltissime aree, insomma, di sviluppo, quale la digitalizzazione, il rinnovo del parco mezzi e tutto quello che è la TPL, dove hanno appunto dei fondi diretti, la realizzazione di infrastrutture del trasporto urbano, il teleriscaldamento e l'utilizzo dell'idrogeno, l'efficientamento, come vediamo, delle scuole, degli uffici pubblici e tutto quello che è l'edilizia convenzionata, l'ATER e così via, l'efficientamento energetico dei porti. Adesso abbiamo anche tutto l'interesse e la volontà di aumentare finalmente, dico da ex studente fuori sede, le residenze per gli studenti universitari, che l'Italia vede molto indietro e che è un problema enorme anche nel richiamare gli studenti stranieri a venire a studiare in Italia, e così come tutta l'infrastruttura per la ricerca scientifica universitaria. E infine, col Covid si è palesata anche la fragilità del sistema sanitario, tutta quanto gli investimenti in ambito sanitario, così come le case e gli ospedali di comunità, che sono un obiettivo del PNRR, e anche di tutta quanta la rete territoriale e sanitaria. L'importante all'interno di questi partenariati è che almeno il 49% delle quote, diciamo, rimangano in mano pubblica.
Riguardo i partenariati, sottolineo, poi magari nel futuro lo vedremo assieme, è importante partire un po' con anticipo, no? Perché il partenariato, quando esce il bando, si ha circa un mese per risponderlo e per raggiungere, come dicevamo, tutti questi obiettivi, non è solo un trasferimento di denaro, ma anche una strategia che deve essere di tipo, che viene dal basso, no? Di tipo bottom up, in modo che poi la sfida del PNRR rimanga vincente, che queste sinergie, una volta arrivati al 1° luglio del 26, che finiranno i soldi, continuino e portino una crescita anche negli anni seguenti. Io ho finito, non ho finito, ancora l'ultima slide, che è una slide più informativa, dove potete ricavare in maniera autonoma tutte le informazioni sul PNRR. Innanzitutto il sito Italia Domani, che è proprio il sito ufficiale del programma. Poi, visto la vostra natura, il PNRR per i comuni Lanci, che è molto aggiornato e lavora molto bene. Poi abbiamo tutti quanti i siti dei ministeri che sono attuatori delle loro missioni. E infine vi consiglio anche l'OREP, che è l'Osservatorio sul Recovery, che è un lavoro molto puntuale che sta portando avanti l'Università di Tor Vergata e che permette sia di raccogliere informazioni, ma anche di sapere in maniera aggiornata le pubblicazioni dei bandi e chi sono i beneficiari e i target e così via. Vi ringrazio per l'ascolto e adesso cerco di passare la parola alla mia collega. Buongiorno a tutti. Io sto condividendo lo schermo. Non lo vediamo però ancora. Penso che Serena debba... Serena, c'è una scritta in rosso, c'è questa condivisione, anch'io non lo trovavo subito perché non devi rischiacciare il tasto della condivisione com'è nella nostra piattaforma. Così vedete? No, vediamo ancora quello di Serena. Ok, perfetto, grazie. Vedete il mio schermo? Sì. Perfetto, benissimo. Allora, intanto grazie mille della parola. E quest'ultimo intervento, cercherò di farlo breve perché mi sembra abbiamo un attimo sforato i tempi. E quest'ultimo intervento, quindi, che vi presenterò e che vi presento oggi, si pone l'intento di dare una disamina dei possibili cluster progettuali che gli enti, i comuni e le amministrazioni possono mettere in coerenza con il PRNN e con i finanziamenti e i fondi che abbiamo visto finora. Per poter analizzare i progetti e quindi essere a supporto agli enti locali, c'è la necessità di restituire molto brevemente e in maniera, non dico superficiale, ma comunque in 10 minuti, questo è il tempo che abbiamo, dare una fotografia dell'evoluzione del territorio senese e di tutti i suoi bisogni e fare una fotografia il quanto più possibile dinamica che riesca ad interpretare il territorio non solo in termini demografico ma in termini di società e di economia, per poter evidenziare tutti quei punti di forza, debolezze, opportunità e minacce che il territorio senese ha. Grazie a questa breve analisi cerchiamo di presentare e di individuare possibili driver e progetti per strutturare i futuri interventi in coerenza, come abbiamo detto, sia con il PNRR che con il quadro finanziario pluriennale, fornendo quindi dei possibili spunti e traiettorie di progetti per uno sviluppo locale sostenibile. Partendo a livello grafico, vediamo come la provincia di Siena e gli ambiti territoriali di Siena hanno una densità demografica bassa, perché siamo intorno a 80 abitanti per chilometro quadrato. Se li confrontiamo a livello nazionale e regionale, contro i 189, mi sembra, a livello nazionale e regionale siamo intorno ai 182,
Vediamo come l'area, la vedete qua evidenziata in giallo, quindi il territorio senese, abbia una bassissima densità abitativa. Questa bassa densità abitativa, se la confrontiamo ulteriormente, la associamo a un andamento della popolazione della residenza che dal 2013 in poi si mostra decrescente, e in questo caso non ho presentato il grafico, ma vi è un aumento della popolazione anziana, l'aumento dei decessi con un decremento più che proporzionale delle nascite, questo può portare a processi di dualità regionali in cui abbiamo una congestione della parte nord-ovest della regione e lo spopolamento del territorio senese. Questi due fattori sono entrambi fenomeni, sia la congestione che lo spopolamento, sono entrambi fenomeni che derivano da una perdita di benessere per inefficienza di sistema. Questo cosa vuol dire? In caso il territorio senese sicuramente più associato a un fenomeno di spopolamento che può portare a fenomeni di degrado, di abbandono, di riduzione di coesione sociale e di riduzione dei servizi, e se associato, come abbiamo visto, a un aumento dell'anzianità della popolazione e a una riduzione della produttività, sicuramente vi è un rischio di un processo involutivo che deve essere affrontato il prima possibile. Quindi sicuramente due grandi punti possono essere l'assistenza agli anziani e le problematicità che si rilevano nello spopolamento e nel e che può essere fatto con politiche di sviluppo, soprattutto per le aree interne. Per quanto riguarda invece, vediamo anche i punti di forza un po' del territorio, sicuramente l'ambito territoriale, nell'ambito territoriale vediamo l'offerta ricettiva, se confrontiamo e controlliamo sia a livello di ambito turistico che recettività di comune, vediamo come il territorio senese abbia una recettività estremamente elevata. Con indice di recettività intendiamo il rapporto tra i posti letti e la popolazione residente. E cosa ci indica questo? Ci indica quanto più alto è l'indice, più la popolazione dell'area dipende dall'economia del turismo. È un'economia estremamente dipendente dal turismo, con tantissime eccellenze, botteghe, arte, centri urbani, paesaggio, agricoltura. Nell'agroalimentare abbiamo la zona dei Chianti, il tartufo bianco di San Giovanni d'Asse, insomma ci sono tantissime potenzialità e questo sicuramente è un punto di forza che tramite finanziamenti si può valorizzare con digitalizzazione, ad esempio, e quindi questa già elevata potenzialità turistica sicuramente deve essere sostata e valorizzata. Passiamo invece a dei punti di debolezza che possono essere individuati sicuramente nella collettività e nella connessione del territorio. Sappiamo che la Toscana è un territorio policentrico e che però purtroppo, come possiamo sicuramente vedere da questi due grafici, l'uno è il flusso dei pendolari e l'altro è l'intensità dell'uso delle tratte, ci identificano e ci dicono esattamente come siano ovviamente direzionati su Firenze, ma il resto del territorio è tenuto fuori da questa rete che, pur essendo policentrica, non è ramificata. Quindi questa limitata rete di connessione, di rapporti, di scambio che si può avere, in cui lo scambio è sia di persone, di merci e di servizi soprattutto, necessita sicuramente di un aumento e un della rete, delle connessioni e delle infrastrutture. Quindi questo sicuramente è un punto da tenere in considerazione nel momento in cui si sottoporranno poi dei progetti. Per quanto riguarda l'ultimo punto della divisione del territorio, sono stati fatti degli studi, vengono misurati tramite tre differenti criteri, che sono quello di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Vediamo che la regione Toscana e quindi il territorio senese risulta particolarmente carente nella sostenibilità ambientale. Quindi sicuramente questo è un punto su cui gli enti possono premere e spingere i progetti. In particolare il focus ambientale per la regione risulta carente con la riconversione energetica, quindi nell'energia rinnovabile e nell'efficientamento energetico, e in secondis anche nella gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la sostenibilità economica, il punto di maggiore carenza risulta sicuramente l'innovazione digitale, quindi nella trasformazione digitale tutta la parte, il compendio di rete di connettività. E questo sappiamo avere un grandissimo impatto sulla competitività delle imprese e quindi successivamente sulla crescita del territorio. Questo sicuramente è importante e bisogna tenerlo in considerazione. Per riassumere un po' quindi questi pochi punti che abbiamo visto, sicuramente questa breve SWOT analisi ci dà una definizione dei punti di forza e di debolezza del territorio con le opportunità e le minacce. Come punti di forza abbiamo visto sicuramente il patrimonio storico-artistico, la turistica e la produzione d'eccellenze. Ovviamente il policentrismo produttivo è un punto di forza che però può andare a può spostare nel punto di debolezza nel momento in cui vediamo, come abbiamo detto, un processo involutivo di spopolamento al quale bisogna stare attenti. Quindi nei punti di debolezza ritroviamo lo spopolamento delle aree interne, una dotazione infrastrutturale carente di connessione e la digitalizzazione sicuramente, e l'efficientamento energetico, come abbiamo visto, è il punto più debole della regione. Le opportunità quindi sono la valorizzazione della cultura e del paesaggio, soprattutto in termini di digitalizzazione, e anche quello amministrativo sicuramente per una riduzione delle tempistiche, e sicuramente la collaborazione, e questo è importantissimo, come diceva Serena poco fa, la collaborazione e i paternariati tra ambiti territoriali, perché questa collaborazione può portare a una pianificazione coerente e omogenea, soprattutto in quelle aree di confine che ha bisogno di interventi specifici. E questa è un'opportunità grandissima che secondo me il territorio ha e che deve assolutamente sfruttare. Le minacce sono appunto il processo involutivo e la riduzione della domanda di insediamento a causa dello spopolamento. Per concludere, voglio presentare alcune proposte progettuali in coerenza con il piano. Sono suddivise in questo caso in missioni. Le missioni abbiamo visto sono 6 e dare alcuni accenni a progetti che possono essere pensati in coerenza con i finanziamenti e con le esigenze del territorio, con queste esigenze che abbiamo appena esaminato. Divise per missioni abbiamo in primis la missione di digitalizzazione e quindi sicuramente una semplificazione burocratica tramite la digitalizzazione della pubblica amministrazione è auspicabile. La cooperazione tra i comuni, quindi con connettività di aggregate, e l'investimento su connessioni veloci. Abbiamo parlato prima la DAD che ha messo alla dura prova molti comuni. E un altro punto di forza che ha il territorio è sicuramente la possibilità e la potenzialità di valorizzare l'architettura e il paesaggio rurale, quindi tutto quello che è il turismo tramite una strategia digitale e delle piattaforme di patrimonio culturale. Per quanto riguarda la rivoluzione verde, abbiamo visto che è il punto più carente, quindi sicuramente bisogna prestare attenzione alle quote di energia prodotta e alle fonti di energia rinnovabile e l'efficientamento energetico, con ad esempio un riuso, una sostituzione del parco trasporti e del parco immobiliare pubblico e privato, e la promozione di rinnovabili attraverso le comunità di autosostentamento e sicuramente una riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica sotto il profilo energetico. Per quanto riguarda la missione 3, che concerne le infrastrutture e la mobilità sostenibile, la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni sicuramente è un focale, e l'aumento della connettività tramite ovviamente la riduzione dei tempi di viaggio e la digitalizzazione delle reti di trasporto, potenziando anche la rete ferroviaria. Per quanto concerne gli ultimi 3 punti, che riguardano la ricerca, sicuramente l'ampliamento delle competenze dei linguaggi attraverso anche le scuole 4.0, quindi con didattiche, laboratori creativi e innovativi digitalizzati, e il rafforzamento della ricerca.
L'inclusione e la coesione sicuramente sono da associare, ad esempio, come le politiche di assistenza agli anziani e per il lavoro, e servizi sociali anche per la visibilità, per la disabilità, con percorsi, ad esempio, di autonomia per appunto le persone disabili. Abbiamo detto la miglioria dei livelli essenziali per le prestazioni agli anziani e il recupero a livello sociale giovani di aree urbane, puntando particolarmente su impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani. E infine, per la salute, creare delle reti, ad esempio, di prossimità e di assistenza sanitaria territoriale, cercando di potenziare i servizi domiciliari e poi l'innovazione e la ricerca, digitalizzando il servizio sanitario nazionale, quindi rafforzare la ricerca in ambito biomedico e sanitario. Queste sei missioni, questi appunti che progetti e spunti che vi ho presentato ovviamente sono solo alcune delle proposte progettuali in coerenza con il piano, e rimandiamo poi a successivi approfondimenti per gli enti e le amministrazioni che fossero interessate a dettagliare tutto il dettaglio di opzioni. E vi ringrazio dell'attenzione, lascio la parola alla Fondazione. E grazie per l'attenzione. Vediamo se... Ecco, grazie mille e buona continuazione di lavoro. Grazie. Vado io molto rapidamente perché siamo un po' in ritardo sui lavori e vorremmo anche lasciare spazio poi alle domande, premesso che quello che ovviamente i dubbi che non sorgessero ora potranno essere proposti anche attraverso altri strumenti, mail o telefono, nei contatti che trovate alla fine. Molto rapidamente, il Fondo Rotativo di Assistenza Tecnica è un'iniziativa promossa da Fondazione Montepaschi in collaborazione con FISES, insieme a FISES in collaborazione con SILLOC e Teresian Lab, come avete sentito dire anche dal Presidente. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi nascono dalla volontà di coadiuvare gli enti locali nella individuazione e nella promozione di progettualità da poter candidare su le risorse che in modo straordinario verranno messe a disposizione degli enti appunto locali italiani, e quindi PNRR, ma anche appunto quadro finanziario pluriennale oppure progetti di partenariato pubblico-privato. La Fondazione ormai da anni ha un approccio volto a abilitare gli enti, in questo caso gli enti pubblici, e quindi ad aiutarli nel poter crescere, nel poter accedere a risorse anche finanziarie altre rispetto a quelle della Fondazione. E il Fondo Rotativo si pone esattamente in questa logica. Si propone quindi il Fondo di supportare gli enti nella definizione del quadro di esigenze. Avete visto tutte le cose che i colleghi di SILLOC vi hanno raccontato sul cambio anche paradigmatico di approccio a queste progettualità, nonché aumentare le chance di ottenere un possibile finanziamento da parte degli enti locali del territorio della provincia di Siena, e supportare anche la formazione di competenze specifiche agli enti locali e anche nell'individuazione della valutazione degli impatti attesi dai progetti, che avete visto diventa un elemento cruciale per la finanziabilità di un progetto ad opera di queste misure straordinarie. Il fondo è un fondo misto rotativo, vi ha già accennato il Presidente Rossi, che ha due direzioni strategiche. La direzione del partenariato pubblico-privato, che coinvolge quindi il privato, che implica un coinvolgimento anche attivo da parte della componente privata e un partenariato misto quindi, e poi invece le risorse su cui si è concentrata prevalentemente questa riunione odierna, che sono appunto quelle del PNRR, ma anche tutte quelle che vengono dalla programmazione europea attuale oppure passata, perché ci sono delle risorse anche attualmente non ancora impiegate. Come dicevo, il fondo prevede un accompagnamento, è un accompagnamento ipotizzato in modo calibrato, quindi chirurgico, sui progetti e sulla base delle esigenze che gli enti locali andranno a presentarci attraverso la propria candidatura. E abbiamo ipotizzato due modalità di sostegno. Un contributo in natura, quindi un contributo in
in accompagnamento ove necessario, perché in questo noi oggi abbiamo parlato e abbiamo dato spazio a SILOC, ma sappiamo che gli enti locali hanno anche delle collaborazioni con altri soggetti, in primo luogo con Terre di Sierra Lab, quindi ove fosse necessario gestire e a essere accompagnati in alcuni aspetti strategici inerenti tutto quello che vedete, quindi dal supporto alla configurazione e strutturazione del progetto, alla preparazione dei documenti di candidatura, oppure alla valutazione del quadro esigenziale, alla realizzazione dei piani di fattibilità economico-finanziaria, fino al supporto operativo cosiddetto di project management. Questo è a parte del contributo in natura che la Fondazione mette a disposizione per il tramite di SILOC, ove necessario, ove richiesto dagli enti locali. L'altra componente di contributo invece è il contributo monetario. Si tratta di un contributo finanziario che la Fondazione mette a disposizione per la progettazione operativa, ovvero per la realizzazione dei piani di fattibilità economica finanziaria, per la progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, a seconda dello stato di avanzamento, e quindi per sostenere tutte quelle spese esterne all'organizzazione, in questo caso all'ente locale, per la candidatura e per la predisposizione del progetto. Il fondo ha una dotazione complessiva iniziale di 1 milione di euro. Avete sentito, il presidente Rossi ha anche aperto la possibilità, ove sia necessario, di mettere a disposizione ulteriori risorse, e questa suddivisione in base a quello che dicevo, contributi in natura e contributi finanziari, è ipotizzata nelle percentuali del 25% circa, e quindi poi variabile in base anche alle richieste, per i contributi in natura, e il 75% del plafond invece per quelli monetari. I contributi in denaro, e quindi i contributi finanziari, avranno un tetto massimo per entrambe le componenti di 80.000 euro. Entrambe le componenti, mi riferisco a partenariati pubblici e privati, un contributo massimo di 80.000 euro. In questo caso non è richiesto il cofinanziamento obbligatorio da parte dell'ente locale, questo perché sappiamo che è complesso progettare una misura di partenariato pubblico-privato, e quindi vogliamo in qualche modo anche incentivare l'apertura a queste misure e il coinvolgimento di soggetti privati. Per le misure invece, per i progetti da candidare su PNRR o QFP, invece il contributo è sempre un contributo massimo di 80.000 euro, ma in questo caso è necessario un cofinanziamento minimo del 20% da parte dell'ente locale, e quindi il valore dell'80.000 euro sono sostanzialmente l'80% del valore complessivo delle spese, IVA inclusa, che l'ente potrà richiedere. I progetti dovranno prevedere una realizzazione territoriale, questo è abbastanza scontato, su beni in cui l'ente locale abbia titolo a poter agire, su alcune aree specifiche, e queste aree sono state individuate grazie a una mappatura che è stata effettuata da SILOC, ma soprattutto attraverso la contribuzione di Terre di Sierra Lab, che conosce benissimo le realtà territoriali della provincia di Siena, e quindi siamo andati a individuare dei settori su cui c'erano le chance, ma soprattutto c'erano in nuce le potenzialità per poter operare e candidare delle idee progettuali. Quindi sono la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico, gli impianti sportivi e edifici pubblici e la messa in sicurezza del territorio. L'avviso si rivolge agli enti pubblici locali della provincia di Siena, e gli enti potranno partecipare anche in partenariato. Mi soffermerò brevemente successivamente sulla partecipazione in partenariato. Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta, in partenariato o come capofila solamente una proposta. Questo è un limite che purtroppo siamo un po' costretti a inserire, data la numerosità degli enti locali, nonché la limitatezza delle risorse. E questo fa sì che sia necessario effettuare una attenta valutazione in fase prodromica alla presentazione del progetto, e questo anche avvalendosi di quei soggetti che conoscono molto bene il parco progetti territoriale, in primo luogo appunto Terre di Sierra Lab, che ho visto partecipare con Valentina De Pantis, alla quale poi darò anche la parola per un breve intervento. Quindi è molto importante che in fase prodromiche di presentazione del progetto
ci sia, sia fatta un'attenta valutazione, perché solamente un'idea potrà essere candidata. Allora, proviamo a telefonare a questi qua che diceva lei. Scusate, chiedo di chiudere i microfoni perché sento qualcuno che è intervenuto involontariamente nella, nella riunione. Andiamo avanti. La logica, sulla logica rotativa è, ha già detto qualcosa il Presidente, la volontà è quella di mettere a disposizione queste risorse, ma ipotizzando una possibilità di restituzione delle somme erogate ove il, l'ente vinca e quindi si aggiudichi un determinato contributo. La rotatività riguarderà solamente le spese monetarie, quindi i contributi monetari erogati dalla fondazione, e come dicevamo, in caso di, come dicevo, in caso di successo, la, le somme che la fondazione ha messo a disposizione, non potendo l'ente ricevere una copertura finanziaria duplice da parte appunto della misura sulla quale ha, ha candidato l'idea progettuale da parte della fondazione, si impegnerà a restituire quanto ha ricevuto dalla fondazione, con la precisazione che queste risorse verranno messe nuovamente a disposizione della fondazione per finanziare altri progetti da parte di altri enti territoriali. Nel caso di insuccesso, invece, l'ente beneficiario si impegnerà a ricandidare per almeno un triennio la progettualità su altre misure finanziarie, e qualora non abbia o non si aggiudichi ulteriori finanziamenti, concorderemo insieme alla fondazione come poter valorizzare le attività espletate e il contributo erogato da parte della fondazione. Le proposte potranno pervenire soltanto in formato elettronico attraverso l'accesso al portale, all'area riservata sul portale della fondazione, quindi fondazionemts.it. Sarà necessario fare una registrazione, ma gli enti locali solitamente sono tutti registrati sui nostri servizi, e nel caso di proposte in partenariato sarà solamente il capofila a dover presentare la richiesta allegando le lettere di partenariato. Il bando è un bando a sportello, quindi ci saranno varie sessioni di valutazione e quindi non andremo a esaurire le risorse nella prima di sessione. Chiedo un'età inferiore a 36 anni, quindi io direi che chiedo per di due giorni si presenti subito la domanda. Qualcuno che... ok, ci ho pensato io. Quindi dicevo... non andremo a esaurire il plafond di risorse, è un bando a sportello, quindi la prima sessione di chiusura è il 20, fissata per il 23 febbraio alle ore 15.30, o presumibilmente quella successiva sarà alla fine di marzo, questo per far sì di consentire agli enti di valutare, di poter matchare la propria progettualità da candidare e da accompagnare attraverso il FOAT, nonché allo stesso tempo di poterla poi fare una ricognizione su quale misura candidare questa, questa, questa progettualità. Il processo di valutazione sarà ovviamente informato a criteri di trasparenza. I criteri di valutazione sono quelli che vedete esplicati e andiamo molto rapidamente a, a vederli: la qualità dell'iniziativa, quindi quanto il progetto ha una fattibilità, quanto ha degli obiettivi chiari, quanto ha quell'aderenza a quei requisiti richiesti dalle misure, soprattutto straordinarie, quindi PNRR e QFP, la possibilità che questi contributi abbiano poi e si aggiudichino la, il finanziamento e quindi la possibilità di attivare la rotazione dei fondi messi a disposizione della fondazione. L'impatto atteso e la sostenibilità, quindi l'identificazione degli stakeholder, nonché gli impatti attesi dal progetto e i profili di sostenibilità ex post del, dell'intervento. La leva finanziaria, quindi la dimostrazione di quanto questi investimenti attivabili, il rapporto al livello di assistenza ottenuto, nonché gli impegni assunti dall'ente, quindi la presenza di documenti che garantiscano un impegno di spesa da parte dell'ente, nonché anche una percentuale di cofinanziamento. A questo riguardo, nel caso di partenariati, le spese messe a disposizione della fondazione, che ricordo è un contributo massimo dell'80%, potranno essere aumentate in proporzione al numero di soggetti che aderiranno al partenariato. Nel bando trovate un'indicazione di circa il 15-20% per ogni soggetto che si aggiunge come aumento delle, delle spese. Infine il criterio di aggregazione. Ovviamente, essendo tanti soggetti del territorio della provincia di Siena, essendo limitate le risorse, favoriamo e sarà quindi data una valorizzazione ai progetti di area, anche tenuto conto
di quell'accenno ai sistemi territoriali, ai partenariati che facevano appunto, a cui hanno fatto cenno le colleghe di Silloc. Quindi l'aggregazione e la presentazione dei progetti di area avrà una valutazione, diciamo, preferenziale rispetto ad altri progetti singoli. Su questo, per qualsiasi ulteriore richiesta di informazione, che non, magari alla quale non potrà essere data voce per mancanza di partecipazione o perché non, magari non sono venute in questa sede, potrete scrivere all'indirizzo di posta elettronica che trovate, chiamare ai numeri che trovate in sovraimpressione. Detto questo, io lascio la parola a Valentina De Pampinis di Terra di Siena Lab, che è un partner strategico dell'iniziativa, come abbiamo detto, e quindi per far sì che possa il loro ruolo essere valorizzato anche come soggetto filtro da poter appunto utilizzare a beneficio degli enti locali per poter selezionare le progettualità più promettenti sulla misura del Port. Valentina, prego. Grazie Daniele. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per aver citato più volte Terra di Siena Lab. Io ora oggi partecipo e intanto vi porto i saluti sia del nostro amministratore Tiziano Scarpelli che del coordinatore Fabio Carrozzino, che per impegni appunto sempre legati un po' al discorso che stiamo facendo ora, appunto delle opportunità che ci sono vicine, anche legate appunto al PNRR, non ha potuto partecipare. Allora, intanto vedo che ci sono collegati diversi comuni, ovviamente conoscono tutti i Terre di Siena Lab, ma noi siamo la partecipata dei comuni della provincia di Siena e gestiamo il servizio associato sul fundraising per i comuni. Non solo questo, perché diciamo che il nucleo di professionisti che da ormai 20 anni lavorano in varie formazioni, però comunque c'è un nucleo importante di professionisti da 20 anni lavorano appunto sul territorio e appunto lavorano su quello a partire dal DOCUP 2000-2006, no? Quindi su quel monitoraggio, su quella assistenza e supporto a comuni sul fundraising, che ha visto sempre un'evoluzione anche degli strumenti e anche delle modalità con cui appunto si possono cogliere queste opportunità. E in realtà appunto tutto è stato molto interessante, no? Tutto il susseguirsi degli interventi, perché è vero che queste nuove opportunità legate al PNRR, poi in seguito anche a quello che sarà il nuovo POR 2021-2027, richiedono un impegno importante in termini di visione strategica di quelli che sono gli obiettivi dei progetti, no? E quindi questa valenza del sistema territoriale che io diciamo inserirei tra i punti di forza del territorio, no? Perché è vero che in un contesto regionale a livello toscano ci sono una serie di parametri, quindi la popolazione, ma tutte le criticità che abbiamo visto, molto interessante poi l'analisi, e però è anche vero che a livello di provincia di Siena c'è un'abitudine, diciamo, che ormai, ripeto, forse si parla anche di 20 anni fa, ma anche di più, un'abitudine a lavorare in termini di sistema territoriale, che sicuramente ci dà un valore importante e ci dà una spinta in più in questa fase, no? Perché poi di fatto le opportunità che si presentano sono un po' in linea con l'evoluzione, appunto, come dicevo prima, degli strumenti. E per esempio noi abbiamo seguito anche progetti più complessi, per esempio mi riferisco al piano integrato urbano di sviluppo sostenibile che fu presentato dai comuni di Colle e Poggibonsi, quindi si parlava già di rigenerazione urbana, no? Quindi c'è stato poi anche il PIU, poi si lavora sul piano di sviluppo rurale, si lavora, e questo è un po' un'attività che va al di là del fundraising, si lavora da anni ormai nella gestione di diversi ambiti turistici territoriali, e quindi abbiamo seguito anche lì l'evoluzione che è andata dal cambiamento di paradigma anche per quanto riguarda la governance turistica, che poi porta dietro tutto un discorso anche di appunto governance e gestione, da quella che era il ruolo della provincia a quello che poi è diventato il ruolo delle aggregazioni dei comuni
in ambiti turistici, che vedono poi quindi i gruppi di comuni, che nella provincia sono diversi, diciamo spezzettati in tanti ambiti, ma che poi si sa che devono riabituarsi in qualche modo anche a ricollegare le strategie e ragionare di nuovo anche qui come sistema territoriale, no? Quindi anche per quello che riguarda tutta la, diciamo che il nostro, la nostra attività ora, ovviamente noi siamo già operativi sulle scadenze imminenti, no? Quindi avete fatto riferimento al bando Borghi, che è un'ottima palestra perché comunque pone delle complessità importanti che già i comuni si stanno attrezzando per affrontare, e quindi anche lì si fa riferimento, stiamo facendo e abbiamo già fatto una serie di ricognizioni, no, per i comuni candidabili che comunque stanno ragionando su quella che può essere la strategia legata a certe tipologie di interventi. Si richiede 10 interventi per progetto, almeno 10 interventi per progetto, e sembra banale, ma in realtà questo richiede veramente che ci sia a monte un lavoro strategico che, come si dice quando facciamo le riunioni, è un lavoro che è finalizzato al bando, ma di fatto è molto importante in questa fase perché consente di fare una ricognizione iniziale su quelli che sono gli obiettivi di medio periodo e poi magari sfruttare lo stesso lavoro fatto per il bando anche per i bandi successivi. E quindi diciamo che il nostro ruolo è proprio quello di monitorare, facilitare, supportare nella programmazione, ma anche lavorare in termini di parco progetti per avere poi il quadro generale di quelli che possono essere anche abbinare le opportunità, cioè quindi gli strumenti ai fabbisogni, no? Perché ovviamente è vero che i comuni devono in qualche modo sforzarsi di ragionare in termini strategici, però poi è anche vero che nella gestione corrente della quotidianità, no? Quindi del brevissimo periodo, c'è l'urgenza di attivare degli interventi infrastrutturali o comunque di sistemare delle questioni locali, che poi deve essere in qualche modo inquadrata in queste strategie di rigenerazione, in queste strategie un po' più ampie, una volta che esce un'opportunità. Quindi il nostro ruolo è un po' quello sempre di rimettere insieme i pezzi e trovare e accompagnare i comuni nella direzione giusta per ottenere le risorse. Ecco, io non voglio rubare troppo tempo, ovviamente noi, questo discorso della rotatività, il fondo rotativo è interessantissimo come opportunità perché ce n'è bisogno, perché ovviamente questa fase progettuale è sempre più strategica, è interessante il contributo in natura, è interessante il contributo finanziario. Ovviamente le opportunità sono molto fitte anche nei tempi, e quindi è interessante avere anche questo supporto in natura nella fase progettuale, perché comunque noi ovviamente lavoriamo per tutti i comuni, però ci sono dei momenti in cui effettivamente è proprio importante avere un supporto ulteriore, perché altrimenti non riusciamo probabilmente poi a dare risposte efficaci in tutti i casi, no? Però ecco, il discorso della rotatività è stato valorizzato, è importante perché appunto questo risulta un elemento di stimolo a questa dinamica di presentazione continua di progetti che ci sarà da ora al 2026. Quindi io, poi se ci sono domande, volentieri, comunque vi ringrazio, e sicuramente ci sarà modo poi di confrontarsi sull'operatività dello strumento. Grazie. Grazie, grazie Valentina, grazie. A questo punto siamo in significativo ritardo, ma lascerei aperta lo spazio alle domande dei partecipanti. Poi vedo in chat, forse ce n'è qualcuna. Allora la leggo. Allora, intanto la prima, chiedono se è possibile avere via mail le slide, metteremo a disposizione i materiali, e tra l'altro questo è un intervento registrato, quindi sarà fruibile anche in differita da chi fosse interessato. C'è una domanda di Danilo Volpini, Saraca. Salve, in caso di finanziamento della progettazione per rigenerazione urbana PNRR con l'aggregazione di 3 comuni, si può accedere al bando della Fondazione per la progettualità da singolo comune, da capofila? In questo ultimo c'è sempre il limite degli 80 euro lordi? Allora,
Allora, la domanda non mi è chiarissima, se magari la vuole specificare anche a voce, perché allora sicuramente si può accedere alla misura, bisogna capire appunto se la progettualità e le attività che candidate sulla misura della Fondazione, quindi sul FOAT, riguardino solamente il Comune Capofila o invece tutti e tre i comuni, perché in questo caso, come ho detto, c'è la possibilità di aumentare il finanziamento. Sì, un po' era questa la domanda, grazie intanto per l'opportunità. Cioè, praticamente nel caso in cui tre comuni si aggreghino per poter fare, presentare, diciamo, la domanda di finanziamento al PNR, necessità di aggregare nasce dal fatto che dobbiamo superare almeno i 15.000 abitanti e pertanto diciamo la domanda di finanziamento dovrà essere fatta in maniera aggregata e quindi anche eventualmente la progettazione potrebbe risultare diciamo così vantaggiosa presentare una domanda per però progettare i tre interventi, almeno interventi nei tre comuni, perché ovviamente ogni comune a, diciamo da progettare nel suo territorio, no, ovviamente, e quindi c'era da capire se ogni comune deve eventualmente presentare domanda oppure lo deve fare il capofila e poi quali sono i limiti, se ci sono dei limiti relativamente agli 80.000 euro a, diciamo, a domanda, oppure se con la stessa domanda si può praticamente accedere a magari tre contributi, insomma, con il limite comunque sempre di 80.000 euro lordi. Chiarissimo. Allora, diciamo, l'elemento dell'aggregazione è un elemento che Fondazione Fises cercano di valorizzare, quindi è un elemento di valutazione premiale sulle domande. Tra l'altro, per voi mi sembra di capire, è un'esigenza anche dettata dalla natura della misura, quindi un limite di popolazione. L'obiettivo è quello di far sì che possano essere messe a sistema degli elementi comuni, ovvero nel caso in cui dobbiate effettuare una progettazione dello stesso intervento, poter far sì che questa progettazione possa essere fatta magari dagli stessi professionisti per tre aree diverse. In questo caso il contributo è un contributo che anziché di essere di 80.000 euro viene incrementato in misura percentuale. Vedete lì più o meno un'indicazione, che è un'indicazione generica, poi valutiamo caso per caso, di circa 15-20% per ogni ente partecipante. Quindi nel caso di tre comuni mi sentirei di dirle che più o meno 110-120.000 euro è il limite massimo di risorse, che però poi andremo a determinare insieme nel momento in cui presenterete la domanda. Sì, grazie. E i tempi, quali possono essere i tempi? Allora, i tempi di risposta, tenuto conto che l'obiettivo di prevedere una scadenza al 23 febbraio è quello di far sì che possiate candidare già nelle misure che sono disponibili, ce ne sono almeno un paio che scadono il 15 di marzo, quindi la volontà è quella di far sì che la Commissione possa deliberare molto molto rapidamente. Quindi ora non le so dire se sarà una settimana o meno, ma abbiamo già in calendario una riunione della Commissione per far sì di poter agevolmente e celermente dare una risposta a chi ha applicato. Grazie, anche perché entro il 31 marzo dobbiamo presentare i progetti, quindi dobbiamo avere già i progetti. Siamo appunto consapevoli di queste scadenze intermedie. L'obiettivo di prevedere una prima scadenza, seppur molto ravvicinata, se parliamo di 10 giorni sostanzialmente, al 23 di febbraio, per far sì di poter consentire a chi è già in grado, quindi ha già fatto la valutazione della progettualità e ha già le chance per poterla candidare, di poter appunto accedere a queste misure. Senta, questo è chiarissimo nel caso dell'aggregazione, ma anche è possibile anche che ogni comune presenti la domanda per se stesso, pur dopo aggregandosi nella presentazione del finanziamento
Allora, il limite di una domanda è che sia una domanda in partenariato che sia una domanda singola. Quindi se un comune presenta una domanda in partenariato non la può presentare in modo singolo. Quindi è un opt-out. Partenariato inteso come aggregazione di enti oppure come... pubblico-privato? No, come aggregazione di enti, ovvero nel caso in cui i tre comuni di cui lei faceva l'esempio presentassero una domanda, quindi formalmente c'è solamente un capofila, però gli altri due comuni che partecipano hanno già sostanzialmente utilizzato la loro possibilità di accedere alla misura. Quindi non potranno presentare poi una domanda singolare. Perfetto, grazie mille. Daniele. Grazie tante. Daniele. Sì, prego, Marco. No, sono Marco. No, vabbè, volevo soltanto dire che ovviamente le stime percentuali sono indicative, nel senso dipende molto dalla bontà del progetto e quindi poi eventualmente la fondazione è disponibile anche a andare oltre queste indicazioni percentuali se il progetto effettivamente merita, insomma. Quindi. Grazie Marco. Altre domande da parte di altri partecipanti? Ripeto, il bando è pubblicato sul sito della Fondazione. Potrete, le slide che io ho utilizzato nella presentazione sono sostanzialmente un riassunto sintetico del bando, quindi poi potrete comunque anche successivamente a questo momento rivederlo oppure presentare delle richieste sia scritte che verbali. Una domanda. Sì. Nella presentazione delle istanze c'è un portale riservato? C'è il sito della Fondazione, c'è un'area riservata. Accedendo a quell'area riservata trovate la possibilità di selezionare appunto il bando e avrete un formulario che vi accompagnerà nella compilazione. Perfetto. Per l'accesso, le credenziali allora, le sono credenziali, le credenziali solitamente quelle sono quelle già esistenti. Qualora non capita comunque di perdere le password, basta richiedere un rinnovo della password, arriverà solitamente alla mail del legale rappresentante, che quindi le portate le credenziali. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Buongiorno, mi scusi, una domanda relativa al contributo all'alternativa. Sono alternative, quindi o l'uno o l'altro, o è possibile avere sia il contributo in natura e una parte di contributo, in contributo finanziario? Perché ovviamente oggi i progetti devono essere realizzati in un certo modo, soprattutto quando si parla di PNRR, e non tantissimi professionisti riusciamo a trovare che sono alquanto calibrati bene su queste cose, quindi sarebbe anche necessario avere un supporto da parte di chi di SILOC, per esempio, anche per proprio redigere quello che sono i progetti. Le misure sono complementari. Quindi okay. È possibile accedere al beneficio in natura e poi per sviluppare eventuali componenti di progettazione a cura di professionisti accedere anche al contributo finanziario. Ok, questo quando si entra dentro il sito è possibile. Sì. Ok, fare sia l'uno che l'altro. Si accompagna su questo, è logico che poi è anche questo un elemento di valutazione. Ok, grazie. Prego. Altre domande?
Sì, io ho sentito che lo dicevate prima, ma non ho capito bene. Sono Valeria Lingo, assessora all'urbanistica e alla rigenerazione del Buon Convento. Volevo sapere, ma se voi dicevate, se uno può presentarlo anche come aggregazione di comuni, ora se noi invece lo presentiamo, noi siamo ancora in alto mare per il bando del 3 marzo, quindi quello su 15.000 comuni, quindi possiamo comunque presentarlo come comune singolo e poi farlo valere su quel bando, perché comunque la cosa è disgiunta, nel senso se io posso presentare a quel bando, ma poi io ho intenzione di fare una progettazione per riqualificare una Villa Liberty che abbiamo nel Buon Convento, che è la Villa da Rondinelli, e chiaramente quello io lo presento al bando dei 15.000, ma posso presentarlo ad altri bandi, quindi ecco, non vedevo il nesso, nel senso che posso fare un'aggregazione, ma posso anche presentarlo come comune singolo e poi magari la faccio valere su un altro bando, se si fa questo dei 15.000 abitanti del 31 marzo. E quindi ecco, volevo capire. Se comunque chiaramente lo fai, ho capito che uno o lo fa in aggregazione o lo fa da solo, però se lo fa da solo e poi si mette aggregato con quel comune o con altri comuni sarà bene lo stesso. Allora, premesso che non la sentivo molto bene, ma credo di aver capito la domanda. Allora, perché era molto disturbato quello che diceva, però credo di aver compreso, mi confermerà se poi le rispondo o no. Le ribadisco, la possibilità di candidare la misura. Noi già nel form vi chiederemo qual è la misura sulla quale volete candidare la progettualità che state presentando alla Fondazione. È possibile, qualora sussistano le condizioni, presentarla su più misure. Quello che è il limite a cui facevo riferimento prima, anche rispondendo alla domanda del dottor Volpini Sarata, era che poiché le risorse sono limitate, gli enti locali del Comune di Siena sono a un numero che non consentirebbe di accoglierle tutte in questa fase, di non consentirebbe nemmeno di poter far sì che un soggetto presenti più domande. Il limite è che il soggetto deve decidere se presentare la domanda singolarmente oppure se presentarla in aggregazione insieme ad altri enti, individuando un partenariato e allegando le lettere di partenariato. In questo caso c'è un elemento di premialità, ovvero ci sono più elementi di premialità. C'è un elemento di premialità diretto che è l'elemento di valutazione, cioè le domande di soggetti, quindi di enti locali che si mettono insieme per accedere e per presentare quindi la domanda sull'avviso della Fondazione ha un elemento di maggiore premialità. E c'è poi la premialità che, anziché nel caso del contributo in denaro, anziché esserci un limite agli 80.000 euro, c'è un'indicazione sommaria, come si precisava anche prima, di poter aumentare, abbiamo dato un'indicazione di misura per dare proprio un'idea, di poter aumentare il plafond di risorse, quindi se 5, per esempio, soggetti, quindi 5 enti locali, si mettono insieme per presentare una progettazione di sistema che, ripeto, è comunque richiesta anche dalle misure PNRR, quindi si chiede appunto di lavorare su sistemi territoriali, di lavorare in partnership, non avrà accesso solamente a una valutazione migliore rispetto alla domanda presentata da un singolo soggetto, ma avrà anche la possibilità di avere un contributo in denaro massimo di 80.000 euro, ma con ogni probabilità un contributo che potrà essere pari al doppio, se non oltre. Nell'esempio dei 5 comuni a cui ho fatto riferimento. Però anche questo, come precisava anche prima il direttore generale, ma come avevo anche accennato io prima, è un elemento che verrà determinato ad esito della vostra presentazione, ad esito del bisogno, della concretezza della progettazione, della qualità della progettazione, del bisogno emerso dalla progettazione presentata. Spero di averle risposto. Perfetto, grazie. Altre domande? Visto che siamo mezz'ora oltre quello che era il termine del webinar, inviterei chi è magari titubante a porre una domanda a non essere timidi a farlo, perché sennò invece andiamo verso la chiusura dell'incontro.